E siamo di nuovo in centro a Chisinau. Stiamo andando a mangiare alla Salcioara, il miglior ristorante di Chisinau. Non lo so. Salcioara. Buonasera. Ragazzi, ma dove siamo capitati? Polenta, quella lì. Polenta, I don't believe you. Yo, I will, try. I'm from Bergamo, can't be no. better than Bergamo. I don't believe you. You. Mi ha consigliato di prendere la polenta. E poi cos'altro prendiamo? Come costa? Quanto va? Sono tipo... sono meno di 20 euro, zio. Comunque questo ristorante è super tipico, abbiamo ordinato un sacco di roba, però sono tutte porzioni abbastanza piccole e ce le smezziamo. A me non mi dispiace. Se non sapesse di tappo. Ci sono ancora verdure che sono strepitosi? Sarmale. Era una vita che non le... Sermale? Era una vita che non le mangiavo l'ultima volta, ero in Romania. Sì. Foglie di verza con dentro carne di maiale? Sì, c'è anche il buonissime. Buonissima. Buonissime. Qua c'è verza e quella verde con la foglia di... Vite. Di vite. C'è stato il sarmale. Le sarmale sono una cosa veramente pazzesca. Vorrei mangiare altri tre ciotoloni. Con la panna acida. Incredibili, raga. Incredibili. Me l'hai ceduta l'ultima? Scottano, raga. È un raviolone con la ricotta ed è molto buono, però scotta. Buonissimo questo. Prima quella ragazza ci ha consigliato di prendere la polenta e ha detto che è più buona che in Italia. Io sono di Bergamo, quindi sono un po' scettico, però devo dire che non ha un cattivo aspetto. C'è un sacco di tipo ricotta, questa salsina. Allora, questa polenta con questo formaggio è meravigliosa. Questa qua è una ricotta di pecora. Ricotta di pecora, stupenda, bellissima, affascinante. Ma più buona di... No, allora la polenta in sé è normalissima polenta, però è fatta davvero bene, cioè è proprio buona. Questo formaggio con questa polenta lo vorrei a casa. Ma quanto si mangia bene in Moldavia, raga. Io non l'avevo mai visto il pomodoro sott'aceto. È super tipico questo. Tagliene un altro pezzo per me. E praticamente di sott'aceto facciamo tantissimo pomodori, citrioli e anche l'anguria. L'anguria sott'aceto? Com'è, raga? Pomodoro sott'aceto? È stranissimo. Ah, ho un'afta in bocca che mi sta... Buono, comunque lo rimangerei. Oggi siamo al Sayonara. No. Sayonara in Giappone, incredibile. Salcioara. Pazzesco. Salcioara. Si è preso una grappa di mela cotogna. Io ho già assaggiato. E ha un retrogusto al diesel. Pazzesco. No, cioè, già provato, non parla pace. Provato. Veramente terribile. Sa di davvero di benzina. No, sa di gasolio. Davvero. Andare a cena con uno del posto significa assaggiare meglio del meglio. No, assaggia un pochettino. Assaggia un po'. No, no. Nicolò Balini. Io non bevo l'alcol. È astemio. Nicolò Balini è astemio. Non beve veramente gli alcolici. Dai, infatti. La gente mi insulta se dici che non bevo. 1 a 10 che appoggi le labbra. Ah, è una casa tradizionale moldava. No, vabbè, che figo sto posto. Prima della chiusura siamo rimasti qua un po' fino a tardi. Il cameriere ci ha detto che ci faceva vedere la parte del ristorante un pochino più privé, dove riproducono una casa tradizionale moldava. Sa proprio di casa della nonna. Bellissimo. Ciao, grazie. Spaziale questo posto, veramente. Il cibo moldavo mi piace un sacco. Il ristorante, se venite a Chisinau, si chiama Salcioara. Recensione del ristorante mondiale, paradisiaco. La grappa alla mela cotogna non la consiglio, perché soprattutto per il retrogusto di benzene. Pazzesco. Il retrogusto sa da nafta. Comunque questa fantastica cena è costata 17 euro a testa in 5, con tutte quelle portate e pure il vino. Stupendo. Che missile!
Questo è chiaramente un ristorante per le occasioni speciali. Adesso aspettiamo Johan, manca solo lui, e ordiniamo le sarmale. Voglio mangiare le sarmale. Ma non so se notate quanto è grande il menù. Cioè, sono 100 pagine, è un'enciclopedia. Ha spaccato un bicchiere. I ragazzi sono molto gasati perché hanno ordinato una bottiglia di vino dell'86. Ma che colore che ha? Il profumo, ragazzi, è proprio... Davvero? Prima portata un tagliere di formaggi veramente bellissimo e presentato da Dio. Io ho subito assaggiato, cioè vorrei assaggiare questo qua arancione. È buonissimo. No, no, peperone, molto strano. Adesso Duccio ci farà l'assaggio. Oggi siamo nel ristorante più stellato della Moldavia, giusto Ion? Si assaggia il vino del 1986. Ma ci vedete? Dov'è il tap? Eccolo là. Pazzesco. Questo qui è un tappo che ha la mia età. Andiamo a provare il vino. Saluti. Benvenuti in Moldavia. Questo è buono, ragazzi. Spaziale mondiale, note di castagno, ciliegia, sottobosco, l'erba di San Siro. Sono arrivate le sarmale e secondo me sono buone da sarmale. Ti chiederei già di ordinarne un altro. Sarmale è sempre una certezza. Più buone di quelle di ieri. L'unico problema delle sarmale, secondo me, è che finiscono troppo in fretta. Quattro uomini al telefono, secondo voi cosa stanno guardando? Sono arrivate altre sarmale finalmente. Questo bellissimo tagliere che ci hanno portato ci sono diverse selezioni di carne, per esempio questa cos'è? Duck, anatra, manzo, coniglio. Queste qui che vedete però sono qualcosa di un po' più speciale, sono le palle del toro. Io l'ho già mangiate, voglio vedere come le fanno qua in Moldavia. Buono. Sono di povera. Ma buonissime. Ma è molto delicato come... Sono delicate, sono morbide. Buone. Ah no, non saprei dire però il sapore. Palle di toro approvate alla Moldava, buonissime. All'apparenza delicate, le palle del toro, i testicoli del toro risultano essere invece molto forti come sapore. Ricordano un po' il rognone o comunque, vabbè, l'interiora. Se non vi piacciono l'interiora, evitate. Però per come sono preparate, come sono condite, pazzesche. Ci hanno servito la polenta di accompagnamento, che qui si mangia con la ricotta di pecora e anche la panna acida. E la tagliano a filo. Sono di Bergamo e posso garantire per la polenta moldava. Basta. L'anatra sa proprio di anatra del cortile. Buonissima. Saporita, tenera, però si sta raffreddando, quindi mangiatela. Mi ero dimenticato che di interessante da assaggiare c'era anche il cervello di mucca, che io l'ultima volta ho assaggiato in Romania. Ero in Transilvania, mi hanno preparato delle palle di cervello. Penso fosse cervello di mucca. Qui lo preparano in maniera differente con l'uovo, che forse copre un po' tanto il sapore. C'è anche la cipolla insieme, può essere. Non sembra di mangiare cervello, sinceramente. Cioè, sa molto di uovo, Infatti se prendi un pezzo di solo cervello, lo senti. No, non sono un fan, non mi piace. Non mi piace. Allora, capisco perché ci mettono l'uovo. È buono in realtà, la consistenza è un po' che... No? Sa di fegato, a me il fegato non piace tanto. Guarda, non è mondiale, non è spaziale. Io già che ci siamo assaggio anche l'interiore. Ah, non mi aspettavo che venissero su col filo. Aspetta. Interiore di gallina? No. Non mi piacciono. Interiore non mi piacciono. Cioè, non credo che ne mangerò un altro pezzo, non mi fanno impazzire. Troppo forti. Interiore di gallina. No,
anche di più. Devo parlare in fretta perché ho l'1% di batteria. Comunque, cena conclusa. Siamo usciti dal ristorante del quale non mi ricordo il nome, ve lo scrivo qua. Cena abbastanza superlativa, però devo dire che comunque abbiamo speso di più. 228 euro in 5 persone. Considerate che 75 euro sono soltanto di vino. Ho preso due bottiglie di vino, il resto è tutto cibo. Una cosa che non mi aspettavo, nota un po' dolente, ci sono rimasto un po' così. Ci hanno fatto pagare il bicchiere che Denis ha rotto all'inizio della cena. 2,50 euro, una stupidata. Però boh, mi è sembrato un po' strano per un posto così che ti facessero pagare il bicchiere rotto. Però magari è solo perché è un posto un po' pettinato. Per il resto, cibo particolare, cibo tipico, cibo buonissimo. Locale consigliato se volete fare le cose per bene. E di base vi consiglio di venire in Moldavia anche solo per il cibo, perché in Moldavia si mangia davvero da Dio.